Ciao, di là. Diciamo che poi dopo, per riavere diciamo l'aspetto economico di una cosa, devo rispettare di una cosa. Basilari, non essenziali, sono basilari per quello che è l'economia. Noi seminiamo tutto l'anno, gennaio, febbraio, marzo, aprile, investiamo ore di lavoro, di sudore, di passione e in questo periodo dovremmo raccogliere. È come se adesso la raccolta non ci sarà sicuramente, oppure non sarà come negli altri anni e la cosa ne pregiudicherà anche un po' il nostro, diciamo, il nostro lavoro futuro, perché tu una parte del raccolto che diciamo fai la metti a disposizione dell'anno che verrà. Perché tu ti aiuteranno a passare quei mesi freddi, tra virgolette, gennaio, febbraio, marzo, dove non c'è gente qui, non c'è gente e soprattutto si lavora stando chiusi dentro e procedendo a quella che sarà il Natale 2020, 2021. Tutta la signorina che verrà, ma proprio bisogna capire che cosa deve avere. Ma perché io sempre un 4 donne là? No. Mamma mia. Le persone vogliono venire qua, vogliono toccare il pastore con mano, vogliono sceglierselo. Il collezionista, diciamo, è come quel bambino che va in un negozio di giocattoli e vuole vedere i giocattoli minuziosamente, vuole vedere le varie varianti, vuole vedere la, diciamo, tutta, che ti devo dire, tutto quello che possa essere la vendita. Quindi vuole scegliere, vuole fare questo rito propiziatorio di venire a San Gregorio Armeno. A volte ci sono persone che vengono a San Gregorio Armeno semplicemente perché è una tradizione. Poi da questa tradizione comprano qualcosina e questo ti crea un indotto a 360 gradi. Un periodo un po' particolare. È da passare un po'. Passa la madre, come l'ho insegnata.